Erasmus. Io sono Palmiro Nocera e sto andando in Turchia, ad Istanbul, che sta qua. Salve ragazzi, benvenuti a Istanbul, dietro di me c'è Piazza Taksim e adesso ci andremo a fare un giro per la città, quindi seguitemi anche se la giornata non è che è tanto buona, eh. Praticamente sotto a questo ponte ci sono tutte le persone che pescano e pescano solitamente scombro. 1970. Nací un día de junio del año 77. Planeta Mercurio y el año de la serpiente. Signo patente tatuado y en mi frente que en el vientre de mi madre marca. Abbiamo appena preso un salep, che è una bevanda tipica turca ottomana, fatta da questo signore che vedete al mio fianco. È fatta da latte, miele, cannella, un mix di spezie che non so manco cosa siano. Ed è una cosa che noi non possiamo avere in Europa, perché prendere i fiori d'orchidea in Europa è vietato, quindi lo possiamo bere solo qua e fa paura. Delicious, mi suggeriscono delicious. Sceriffe. Wow! Woke up, I had the same clothes on I had on last night. I must have passed out. Ok ragazzi, stiamo cercando la nostra seconda tappa, che è il Grand Bazaar. Ma mi sa che non si cammina strada. Siamo appena entrati nel Grand Bazaar, che è questo. Ho dovuto vociferare che il Grand Bazaar in realtà è una trovata molto da turista e quindi non è che mi piaccia più di tanto. Che mi posso divertire a fare cose del genere che ho sempre desiderato. Ragazzi, buongiorno, benvenuti. Ok ragazzi, questa è casa mia, qui a Istanbul, casa mia è di Ettore, che vedete lì. Allora, come prima cosa, questa è la mia camera. Qui c'è la cucina, che la maggior parte delle volte è improponibile. Poi dopo ci andiamo a fare una bella colazione turca, così vi faccio vedere un po' come che fanno colazione sti turchi. Stiamo andando a Milano con Ali and also Noah's. Quella che vedete alle mie spalle è Hagia Sophia, Santa Sofia, ed è un edificio che ho studiato molto bene in storia dell'architettura 1 col professore Menna, che saluto. È un edificio molto importante per la cultura religiosa turca. La funzione di queste quattro torri è proprio la funzione base della moschea, perché queste quattro torri servono a distribuire il suono, cioè il canto che richiama la popolazione turca alla preghiera 5 volte al giorno. Quella che vedete alle mie spalle è la Moschea Blu,
e è differente da Hagia Sophia che abbiamo visto prima per le torri, perché in questo caso le torri sono 6. And now allora, ho appena lavato, ho fatto la lavanda dei piedi per entrare a pregare all'interno della moschea. Ci si lava le mani, dopo le mani la bocca, dopo la bocca il naso, poi la faccia, poi le orecchie, poi il collo e infine i piedi, per essere degni, secondo il loro Dio, di entrare a pregare all'interno. Quest'area iniziale è per i visitatori, ma per pregare, cosa che stiamo andando a fare, dobbiamo andare in un'altra zona. Sama o sama. Sama bena se me yoruli. There's not this kind of big calls. Can you imagine the intelligence? Yes. Sama o sama. Sama bena se me yoruli. Bena sama. Gente che occupa questo sottopassaggio, e qua sotto la settimana scorsa ho comprato 7 paia di calzini per 5 lire. Ragazzi, se non l'avete capito, questa è Istanbul.